prendete in mano un microfono e a voi qua devi insieme a me. Qua dice il vostro pubblico, buongiorno, come state? Pronto? A voi qua devi, a voi un microfono. Allora, com'è suonare in questo posto così pieno di gente bella e solare? È fantastico. È la prima volta TRL, insomma. Sì. Emozione? È un po', dai. No, bisogna dire una cosa, che ci hanno riservato solamente grandi emozioni. Questo pubblico in due giorni ci ha reso proprio felici, felici. Grazie mille, ragazzi. Grazie mille. Ci fate una foto? Ci mettiamo in posa che ci fanno una foto? Ci mettiamo in posa? Cheese. Ecco, saremmo venuti strabici, perché figurati se abbiamo guardato la macchinetta. Non abbiamo mai fatto, guardato un punto a caso. Vabbè, ragazzi, andiamo a sederci sui nostri magnifici divanetti. Black Case, tu accomodati qui, Gioia. Grazie. Allora, si sono un po' caldi, ma sono stati al sole, qua giù un po' tutto bollente. Infatti, oggi, ragazzi, voi avete cantato Vampiro, avete un look gotico e, insomma, non mi ricordo. Ma praticamente, no, il mio dubbio, che questa domanda l'avevo pensata io, cioè, voi siete bianchi, gotici, esatto, da foresta, ma... Esatto, il sole. Ecco, tipo oggi, come se fosse questo sole che sta ossionando me, che ho la pelle già un po' abbronzata. Voi bianchissimi come fate? Avete preso la crema solare? No? Non tanto. No. Vediamo? No, mi sa che vi state un po' stonando, allora vi tratteremo per poco su questo palco prima di annunciare. No, ecco. Anzitutto non fate... Ecco, non fate come Claudio che si mette la crema abbronzante e non si dimentica di metterla sul coppino, quindi è tutto abbrustolito qui. No, lo metto sotto la t-shirt, non so perché. Grande Claudio. No, una domanda che praticamente ho letto, che voi abitate vicino, vicino ad un bosco, giusto? Sì. Ed è un posto in cui passi tantissimo tempo. Come mai? Perché il bosco è la principale fonte di ispirazione per farmi scrivere pezzi, perché comunque è un luogo molto silenzioso dove è facile riflettere e di conseguenza adatto, insomma, a scrivere canzoni. E soprattutto c'è l'ombra nel bosco. Anche, sì. Pure per quello che i vostri testi sono così gotici e scuri. Bisogna dire una cosa, che anche qua intorno è pieno di boschi, ma soprattutto io ho avuto questa esperienza di avvicinato in questi giorni, c'è intorno un insetto gigantesco nel letto, e ho scoperto che tu sei un po' appassionato. Di macrofotografia, anche di insetti, sì. Cos'è quindi la macrofotografia? La macrofotografia è un tipo di fotografia, un genere molto particolare, perché... viene fatto di solito ad elementi piccolissimi, quindi a dei particolari che l'occhio umano non riesce a vedere bene, diciamo. Quindi di conseguenza questa lente per la macrofotografia è particolare proprio perché riesce a ingrandire tantissimo l'immagine. Da queste fotografie tu sei appassionato agli insetti, mi sono appassionato di conseguenza agli insetti, sì. Hai fatto una paura, ragazzi. Sì, fotograferei. Bene. Chiedo scusa, mettiamola sole, così. Vabbè, non preoccupatevi, perché Brenda troverà un dizionario proprio nel backstage, speriamo. Dove adesso andiamo a vedere. Speriamo. Qua.